ingegnere Alberto Pizzulli della Chemex, e riguarda la tecnica di alimentazione dei getti mediante maniche esotermiche telescopiche con le ultime evoluzioni e miglioramenti. Buonasera a tutti. Innanzitutto, per gli ingegneri, io sfortunatamente non sono ancora un ingegnere, sono solamente un diplomato, quindi è giusto, ecco, lasciare a chi ha veramente studiato i titoli. Io sono solamente un diplomato, ma va bene così. Io mi chiamo Alberto Pizzulli, lavoro per EKV Italia, e in questa presentazione vi illustrerò chi è Chemex e quali sono i suoi prodotti e le innovazioni che nel tempo appunto sta continuando, insomma, a sviluppare. Innanzitutto un indice iniziale di quello cui oggi appunto parlerò. Inizialmente farò un'introduzione riguardo all'azienda, dove è posizionata in Germania. Dopodiché vi parlerò di quelli che sono appunto il suo core business, ovvero le maniche telescopiche realizzate con il processo Colbox, e tutti quelli che sono i suoi vantaggi. E dopodiché mi sposterò su applicazioni particolari, quali maniche telescopiche per l'impianto di Zamatic e applicazioni speciali fatte ad hoc per il cliente. Allora, Chemex è un'azienda tedesca facente parte del gruppo Wüthenes Albertus, ha una produzione totalmente in Germania, produce al suo interno maniche appunto telescopiche realizzate con il processo Colbox. Detiene una controllata che si chiama Covochem, che produce maniche in fibra in Repubblica Ceca, ed è commercializzata in Italia da EKV Italia. Ecco, Chemex ha uno stabilimento di produzione sito a Delixen a 50 km a est di Hannover, mentre per quanto riguarda l'ufficio amministrativo e vendite è situato a Düsseldorf. Questa è una panoramica di quella che è oggi Chemex, di quello che è oggi lo stabilimento Chemex. È, come potete vedere, uno stabilimento relativamente nuovo. Questo perché a fine del 2008 ci fu un grave incendio, ma che mandò appunto in fuoco buona parte dello stabilimento. È stato ricostruito sostanzialmente da zero, a nuovo, con le ultime tecnologie, e già a partire da inizio del 2011 è operante in Delixen. Nel periodo che è andato dal 2008 al 2011 si è appoggiati a delle animisterie sempre in Germania, e si è comunque sempre riuscito a rendere felice il cliente per quanto riguarda appunto il suo fabbisogno. Entriamo nello stabilimento. Chemex ha 8 macchine da 25 litri per la produzione dell'anima. Mi piace far notare il fatto che la sesta è stata introdotta a fine del 2011, dopodiché sono state introdotte altre 2 macchine, e una è stata introdotta ad agosto del 2014, mentre vi è una macchina sparanime più piccola da 12 litri. È un'azienda che ha 105 dipendenti, con un laboratorio interno di ricerca e di sviluppo, ed è un'azienda certificata sia del DIN ISO 9001 che 14001-2005. A capo di questa azienda vi sono 4 product manager, e qui oggi c'è con me uno dei 4, che si chiama Lars Zumusch, che è il nostro rappresentante tecnico, è quello che rappresentante tecnico con l'Italia, quello che appunto aiuta me ove io
dove io non riesco ad arrivare. Insomma, noi abbiamo in Germania appunto una struttura così formata. Ora passiamo a parlare per quanto riguarda appunto le maniche in Corvox. La più grande novità di queste maniche in Corvox è che al suo interno, intanto, sono delle maniche che sono state inventate e progettate da Chemex, le maniche in Corvox. Al suo interno, ovvero nelle masse, all'interno delle miscele, non vi è presenza di fluorina. Garantisce l'affidabilità della manica e grazie a questa assenza di fluorina vi è appunto la manica viene posizionata a contatto con il getto e la manica viene posizionata a contatto con il getto e non vi è nessun tipo di difettosità. Vorrei farvi notare come la fluorina è diventato oggi, con le recenti leggi ambientali, un rifiuto speciale che fa sì che, unito alle terre di fonderia, rendono queste terre di fonderia rifiuto speciali con tutti i costi annessi e connessi che appunto comporta. E sappiamo tutti quanto in questo momento l'efficienza sia una delle sia appunto l'obiettivo di tutti noi, sia noi fornitori che soprattutto voi fonditori e voi fonderie. Quindi non vi è fluorina, quindi coloro che utilizzano le maniche telescopiche Chemex non hanno problema di smaltimento. Le maniche sono appunto correlate al fatto che sono realizzate in Corvox, hanno una possibilità di uno stoccaggio estremamente lungo. Vi posso garantire 2 anni con certezza, qua c'è scritto. Io nella mia esperienza personale ho visto che questo tempo si è allungato ancora di qualche mese. Resistenza alle altre pressioni, sia esso per qualsiasi tipo di impianto, con pestelli, insomma, qualsiasi tipo di impianto, non vi è rottura della manica, non vi è mai successo la rottura di maniche a seguito di pressione. E infine, basse tolleranze dimensionali, ovvero il cliente, col fatto appunto che utilizza le maniche a contatto con il getto, ha a disposizione più spazio, ha a disposizione appunto più spazio. Continuerei appunto nella mia presentazione. Le maniche telescopiche di Chemex sono state inventate ed introdotte a partire dal 2001, è una tecnologia brevettata. Queste maniche hanno un modulo compreso tra 0,8 e 8,6, quindi garantiscono tutta quella che è appunto le dimensioni di getti sia piccoli sia estremamente grossi. E 2 numeri, giusto per, come questo vi parlo di Chemex Mondo. Sono state vendute nel 2013 19 milioni di maniche, di queste 19 milioni 12 rappresentano le maniche telescopiche vendute appunto da Chemex. Ora vediamo appunto come funzionano le maniche Chemex. Maniche Chemex sono formate da due parti, e queste parti vi è un perno fisso e al momento della pressione la manica si comporta in questa maniera. La manica rimane fissa, non vi è pressione nella parte bassa durante la formatura
che potrebbe comportare appunto a spostamento di questa manica. La manica, inoltre, essendo formata da due parti, queste due parti sono entrambi parti esotermiche, sono è fissa e quindi vi è il fatto appunto che sono appunto tutto correlato, il fatto di avere la manica a contatto con il getto permette questo, una maggiore compattazione della terra. Nel momento della smaterrozzatura vi è un punto di rottura ben definito e inoltre questo punto di rottura ben definito in fase poi di sbavatura permette anche una riduzione del tempo di sbavatura. Questo perché scusate se mi ripeto, ma il fatto appunto che questa manica, il vantaggio maggiore è questo, di essere a contatto con il getto. Di essere a contatto con il getto permette l'assenza di animetti di segmentazione fatti in shell che possono aumentare quelli che sono i tempi e i costi di spavatura. Nessuna manutenzione del perno. Nessuna manutenzione del perno perché noi lavoriamo con perni fissi che sono di facile applicazione e che non hanno bisogno di manutenzioni quali molle, perni con molle, insomma. Una volta che è posizionato, il perno rimane lì, il perno non si muove, il perno prima che venga sostituito, insomma, ne passa parecchio, passa parecchio tempo. Ricapitolando, la manica, questo punto di rottura ben definito, questo è grazie appunto alla piccola area di contatto che vi è tra la manica e il getto, e poi le azioni vengono correlate, ossia riduzione di tempo di sbavatura garantisce efficienza per quanto riguarda i costi di sbavatura, e l'efficienza viene garantita anche dal fatto che il perno è fisso. Ora vi parlerò di quelle che sono le maniche laterali adatte alla disarmatica. Questo è un progetto che c'è stato in Germania fra il nostro ufficio tecnico, soprattutto nella persona del signor Zumbusch, e un'azienda, appunto una fonderia tedesca chiamata Frankenguss. Vi erano all'inizio determinati problemi, due problemi che trovate qui esposti. Il primo era questo, vi era una necessità di realizzare il getto in disarmatica. Nello stesso modo vi era la difficoltà iniziale di dire ok, io utilizzo la manica per la disa, però utilizzare una manica per la disa almeno in passato comportava il fatto di dover adattare la manica al getto, quindi con dei costi di attrezzatura elevati, e inoltre le poche maniche che erano state realizzate a suo tempo per la disa garantivano sì un utilizzo, ma solamente per quei getti che erano piccoli. In questo caso parliamo di un getto, appunto, di un getto medio. Quindi si ponevano davanti diversi obiettivi. Il primo era quello di trovare un tipo di manica che andasse bene per diverse tipologie di getti, di modo da abbassare quelli che erano i costi di attrezzatura. Il secondo, con la funzione solita della manica, il fatto di avere un passaggio d'aria. E poi, una volta che il getto veniva realizzato, la possibilità di eliminare la materrozza in maniera rapida, di utilizzare
una manica per dei getti che avessero peso maggiore di 20 kg e tutto questo sta a significare utilizzare delle maniche che andassero bene per quello che era il progetto della Disamatic. Ed ecco quella la manica che è stata realizzata per quel getto in particolare, ma soprattutto ecco, una manica esemplificativa per quello che è il progetto Disamatic. Come potete vedere, l'interno, questo è l'interno della manica, è ben evidente il passaggio d'aria dove viene posizionato il perno. La parte rossa e la parte grigia sta a significare che la manica è stata realizzata con due masse differenti. Questo per garantire un comportamento della manica, per garantire alla manica un comportamento particolare, ovvero che avesse che si innescasse con un periodo un pochino che si innescasse più tardi, ma che avesse una funzione per più tempo. Vedete, evidenziato in rosso il getto con la linea di separazione verticale della disa, dove viene posizionato il perno, e dall'altra parte sulla destra una sezione della manica una volta che il getto è stato eseguito. Ora, la manica, quando è che viene posizionata la manica nel processo Disa? Quando la placca arriva in linea orizzontale, quando la placca, di modo da poter garantire i tempi macchina e non rallentare quello che è il processo. In questo caso la manica è già stata posizionata nella fase orizzontale, dopodiché è tornata nella fase verticale e la figura alla destra fa vedere appunto la manica subito dopo la formatura. Ora passiamo a quello che è stato il risultato di questo oggetto. Come potete ben vedere, soprattutto sulla figura a destra, il punto netto di rottura della materozza, e oltre a essere netto anche essere molto piccolo. Qui è possibile vedere la sezione della manica, di come appunto ha lavorato la manica. Mentre questa foto è esemplificativa, perché la prima figura in alto, questa è possibile vedere quello che è stato il getto senza l'utilizzo di maniche, veniva sempre scarto. Mentre in basso il getto smaterrozzato. Ora, a completamento della gamma dei prodotti Scemex, vi sono delle applicazioni speciali fatte ad hoc per il cliente nel caso in cui vi è la difficoltà ad alimentare un particolare getto. Parliamo di anime di segmentazione in materiale isotermico, o di tasselli esotermici, ed ecco una figura. Queste sono soluzioni studiate
tra noi e il cliente. E qua un esempio di quello che era la difficoltà ad alimentare questo oggetto, che prima veniva alimentato con 5 maniche per modello e in aggiunta una manica naturale. Si è discusso a lungo e si è arrivati a una soluzione, ovvero ad una manica sotto la quale venisse stata posizionata una anima esotermica in grado di sostituire appieno le 5 manichette, e non solo, in grado di ridurre quelli che erano i costi di smaterrozzatura, i costi di produzione, intanto di tempo, perché un conto è mettere 5, ovviamente voi lo sapete molto meglio di me, un conto è mettere 5 maniche e una manica naturale, un conto è posizionare un'anima esotermica all'interno, proprio in fase di formatura, sopra alla quale viene posizionata una manica. Ma non è solo questo, perché l'altro grosso vantaggio è una superficie pulita. E comunque il discorso è un discorso a livello di principio che è simile a quello delle maniche fatte in cold box, delle maniche in cui si ha la possibilità di metterle a contatto con il getto e di ridurre quelli che sono i costi di smaterrozzatura, di non avere nessun tipo di problema riguardo alla degenerazione della grafite e quindi di avere un getto sano, e una elevata riduzione dei costi generali, perché non è solamente il costo di sbavatura, può anche essere un uomo che prima era impiegato, i costi di smaterrozzatura, ma anche i costi dell'uomo che prima doveva, i tempi che prima l'uomo doveva posizionare queste maniche, sempre i tempi per quanto riguarda l'uomo, la persona che poi doveva smaterrozzare. Ecco, parliamo di appunto qualcosa di particolare, che però è una soluzione che un cliente non potrà mai avere la stessa soluzione di un altro cliente, non è una cosa copiabile, perché le esigenze di un cliente spesso sono diverse da quelle di un altro, e in questo caso funziona appunto in questa maniera. Ho concluso, nel senso vi ringrazio per la vostra attenzione, io sono disponibile a qualsiasi tipo di domande. Ci sono delle domande? Parliamo di ghisa sferoidale. Noi però come Chemex abbiamo tutta la gamma di prodotti maniche, ossia sia maniche per la ghisa, maniche sia anche per l'acciaio, maniche per l'alluminio, insomma noi copriamo tutta quella che è la gamma della fonderia. Ci sono altre domande? Allora vi do io un'indicazione di servizio che mi è stato chiesto di fornirvi. La cena sarà all'albergo Canoa, non al ristorante dove c'è un altro evento in cui potreste mischiarvi magari. Quindi è all'albergo Canoa, va bene? Questo è solo. Buona serata a tutti.